Eccoci qua, siamo tornati. Oggi sarà un video diverso. Io alla mia destra ho un intervistatore d'eccezione, nonno Faustino. Oggi intervisterai me. Hai già qua le domande? Che è questo? Questo è il tablet. Che Tablet. è? Come scusa? Oh, tamen me la fa tanta lunga, se no ti Come appesmetto, si chiama? eh? Il tablet si batta, si luce, si chiama quel bo bene, e se no ti chiamerà come Sei pare. pronto per iniziare? Certo. Fa la faccia da intervistatore, dai. Dai, guarda lì e fa la faccia intervistatore. Io lo faccio da intervistato. Vai. Sì. Vai, vai, falla, falla. Falla. Ma Fa come la fa? la faccia intervistatore. Vai, Ah, vai, che falla, 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 vai, secchia! falla. Falla, Che secchia! falla, Mettila! falla. Iniziamo. Prima domanda, vai. Tu mi devi dire come nasce il nome Carletto Like. Carletto Life. Carletto Life è semplice. Cioè, io mi chiamo Federico Carli, ok? Carli Carletto. Carletto Life, la vita di Carletto, perché appunto volevo raccontare la mia vita quotidiana insieme a te, insieme a nonna, quello che succedeva un po' a casa, perché comunque abbiamo tanto da raccontare, sembrava una cosa bella da condividere. Il nome, appunto, ecco, è praticamente la vita di Carletto. Ero con un mio amico in macchina e abbiamo voglio cambiare nome su Instagram, anche perché c'avevo il nome mio e quindi volevo dare un taglio diverso, volevo creare un nickname che poteva essere anche accattivante, e infatti credo sia piaciuto e piace, Penso di sì. no? Mi ripeti come Carletto? Carletto Like. È sbagliato, no? Life, però va bene. Sei bravo a intervistare, eh? Ci metti quella. Ma io sono buono. Cosa facevi prima di fare l'influenza? Allora, io lavoravo in un'azienda, grande, grande azienda, tanto il nome si potrà fare, Brunello Cucinelli. Ci ho lavorato per 10 anni, ok? E ultimamente, no, ho fatto un po' di tutto, dal magazzino, andavo a accompagnare la gente agli aeroporti, alle stazioni, stavo anche bene, prendevo un bello stipendio, ero indeterminato. Poi, dopo il Covid, siccome gli aeroporti erano chiusi, le stazioni e tutto quanto, non potevo accompagnare, cioè il lavoro mio non c'era più. Gli aeroporti. Certo, il lavoro mio non lo potevo fare più, mi hanno messo dentro a chiudere le scatole per tipo 6 mesi, e per me è stato un po'. È stata dura perché ero abituato a stare sempre fuori con la macchina aziendale, conoscevo tutti i store manager, tutto investitori, colleghi miei. E durante il Covid mi sono concentrato più su Instagram, perché avevo 200.000 follower, e dopo il Covid sono arrivato a 400.000 e già intravedevo la possibilità di lavorare con i social. Quindi ho cercato di resistere fino a che ho potuto in azienda. Poi comunque ho visto che potevo lavorare con i social e quindi ho fatto questa scelta di lasciare il posto sicuro, fisso, per intraprendere questa nuova attività, no? Che poi mi ha portato a tante altre attività che faccio, e sinceramente è stata una scelta all'inizio azzardata, e anzi, quasi tutti mi hanno preso per matto, meno che mia madre, perché mi ricordo una cosa, mamma mi ha detto: se tu ti senti licenziarti, licenziati, perché tanto a te se ti buttano da un ponte esci con la cravatta. E a me questa frase me la ricorderò per sempre, perché ci ha avuto piena fiducia in me. Quindi è stato bello, mi ha dato un po' quella forza per mollare posto fisso, e devo dire la verità, ad oggi sono fiero ed orgoglioso di aver fatto questo percorso. Tu mi devi dire una cosa, che scuola hai fatto? Allora, superiore? Superiore, certo, le Vabbè, elementari le hai fatte. a dire la verità, beh, ci stanno in mezzo anche le medie, però a dire la verità nonno lo sa molto bene che scuola ho fatto, perché mi accompagnavi tutte le mattine, vero? Sì, ma ci andavi a scuola o A tratti. no? Ambe. Comunque ho fatto il linguistico ad Assisi per ben 6 anni, perché in quarto ho avuto un periodo un po' adolescenziale brutto, cioè brutto, no?
Volevo andare a lavorare, volevo andare a fare il muratore, volevo smettere di andare a scuola, ti ricordi? Non avevo preso la patente e mi bocciarono anche a scuola. Sì, capolavoro. E quindi ho ripetuto il quarto e poi ho fatto il quinto, sono passato col 60 che era il minimo e andavo a scuola, i professori mi volevano tutti bene, ed è vero, però studiavo poco, ma mi bastava anche poco per riuscire ad arrivare alla sufficienza, solo che sì, ero un po' carogna. Non può. 6 anni sono stati di fuoco, Certo, mi i ricordo, sacrifici ne ho fatti tanti. anch'io. No, tu no, non li hai fatti. Ogni volta che c'erano i colloqui era una guerra, eh? Quando tornava mamma erano sempre botte. Perché poi facevo anche un po'. Ma le botte le piave, lascia perdere. Insomma, La. no, tu l'hai visto, ma qualche schiaffone l'ho preso perché facevo certe cose. A proposito di questo, tu mi devi dire la cosa più pazza che hai fatto a scuola. Ce ne stanno a dire la verità parecchie perché ero un po' discolo, però era un discolo buono. Vabbè, le cose che facevo più spesso, mi nascondevo dentro l'armadio, facevo l'appello, mi segnavano assente e uscivo a metà lezione. Questo era un po' pane quotidiano, diciamo. Questa è una cosa bella, eh? Sì. È vero. Poi vabbè, giravamo la cattedra ai professori quando si mettevano giù, sbattevano le ginocchia. Però ricordo che ciò che ho fatto la cosa. Vabbè, in gita mi sono perso, mi hanno ritrovato il giorno dopo, in Francia. Ma la cosa che mi ricordo di più è l'esame del quinto. Io l'esame del quinto è stata una cosa incredibile perché fino al giorno prima non avevo portato. Non sapevo nemmeno quello che portare. Ho scritto 3 fogli di protocollo a mano, non so nemmeno mi ricordo di che. Ero proprio messo male, impreparato, però vestito bene. Quando sono entrato mi hanno fatto tutti i complimenti. E comunque l'immagine già è Sì, importante. la Quindi, figura la facevi certo, te. sono entrato tutto precisino. Sembrava che erano sti fogli, guardavano, ma. E che succede? Che prima di entrare, la professoressa di tedesco ci disse: ragazzi, se non sapete tanto bene. Non siete fluenti, non parlate bene, magari capisco l'emozione. Non state a guardare proprio le parole perché in commissione il tedesco non lo capisce nessuno. Non mi ha detto così. Allora mi fa la domanda su Brecht. Lo sai chi è Brecht? No. Nemmeno io. Fa la domanda su. Era un letterato tedesco. C'aveva le lettere, faceva le lettere. Vabbè, Ma che ha capito? Che ha capito? Non capisco mi niente. fa questa domanda su Brecht. Io letteratura tedesca non l'avevo studiata per niente, però sapevo le canzoni. E allora io, fiero delle mie canzoni, sapevo questa canzone, faceva alle mani Händchen, swimmen auf den Seen, swimmen auf den Seen, gettin' das Wasser, swimmen per dire. Sarebbe le belle paperelle, nuotano sullo stagno, si divertono, sarebbe una canzone per bambini. Allora io ho iniziato subito. Alemane Hänschen, Brecht, Swimmen auf den Seen, Gebt in das Wasser, Swimmen pendier. La professoressa già era diventata tutta rossa e continuavo con la canzone, ogni tanto mettevo Brecht, Brecht, Brecht. A un certo momento mi fa, per me può bastare. E lì, quando sono uscito fuori, quante me ne ha dette. Però mi ha detto che sono stato un genio, quindi alla fine è andata bene. Poi vabbè, matematica, sapevo poco e niente. Il professore era fuori, non era della commissione, quindi era esterno. E ce l'avevo qua vicino e gli facevo, professore, dopo. A matematica io sono cazzo, zero, zero, questo era un bonaccione, proprio qua ci penso io, mi dà un'espressione, una cosa, non lo so, mi scriveva lui e così va bene, sì, così va bene, sì, così va bene, sì, 2 fratto 2, 1, bravo, per me può bastare, e anche lì è stato. E sempre durante l'esame, interrogazione di filosofia, mi faceva chi ha inventato, no, chi ha inventato l'ipnosi, io subito Schopenhauer, proprio come un tonto, e invece no, era Freud. E come faceva? E c'era quella pubblicità, non so se ve la ricordate, vecchia dell'Erdammer, che faceva l'Erdammer, e io ho detto col pendolo, no, col metodo, no. Insomma, vabbè, è stato un carnevale, infatti ho preso il minimo storico. E questo sarebbe Poi vabbè, tutte le volte che facevo Salina,
andavo sul monte. Questo è Una stato volta papà l'ultimo. mio mi ha ritrovato a Firenze, perché papà mio lavorava, c'era la zona di Firenze in Toscana, eh. Io ho fatto Salina, ho preso il treno, sono andato a Firenze. Arrivo alla stazione, fa due passi, me lo vedo davanti così. Quello è babbo mio. E da lì, anche lì, si incavolò come una bestia. E vabbè, mi riportò a casa. Però vabbè, adesso se ci ripenso, ne ho fatte veramente, veramente tante. Io sono stato anche, come si dice, l'assemblea d'istituto, capo d'istituto. Unica, abbiamo fatto l'unica autogestione nel liceo linguistico. Quindi pensate voi, vabbè. Passiamo ad altro perché sennò quante maraghelle, quanti rapporti. Una volta ho preso Carli muggisce ripetutamente in classe. Mi faccio verso la mucca, era tipo 3 settimane, faccio sempre la mucca mi mise il rapporto. Bello quello però, Carli muggisce è stato bello, no? Com'era il rapporto col tuo nonno da piccolo? Com'era? Era bello. Dimmelo tu. Allora, io sono cresciuto con i nonni. E perché i miei lavoravano e stavo sempre con loro, vero? Confermi? Il rapporto era ed è e sarà bellissimo perché stavamo sempre insieme, era lui che mi accompagnava a scuola, era lui che mi accompagnava a calcio, era lui che mi faceva giocare. Ti ricordi quando mi tiravi la pallina dal divano? Io Sul divano. ero. E già iniziavo a fare scherzi, vero? Quelle le ho fatte sempre. Sempre, da quando ero piccolo, però era un rapporto bellissimo e com'è tuttora, abbiamo questo rapporto che nemmeno gli si può dare come posso dire, ma è amore, ma è anche più d'amore, è una roba talmente grande che non riesco nemmeno a definirla, però quando siamo insieme viene fuori e si vede, quindi è veramente bello e mi ha fatto da padre, mi ha fatto da, non che mio padre non è che senza nulla togliere a mio padre, però il rapporto col nonno è diverso. Ma ha tolto tutte le soddisfazioni, andavo sempre da lui. Ti ricordi quando mi hai regalato la Vespetta? Ah, Era questa la Vespetta, si vede? Guardate quanto ero carino. saranno Eh? 5 anni. C'avevo 5 anni, 5-6 anni. Quindi mi aveva regalato sta Vespetta, eh? Un po' di. Sì, ma non era una Vespa vera, era un L'abbiamo giocattolo. fatto vedere, sì. Mi ha regalato sta Vespetta e io passavo sotto il tavolo, mi ricordo a casa mia, sotto il tavolo di cristallo. C'avevamo un tavolo di cristallo e ci passavo sotto preciso. A un certo momento però mi ammalai, sì. No, giravi, andavi sul corridoio, Vabbè, e rientravi, passavo sotto sto giravi tavolo. sempre intorno. Mi ammalai per 10 giorni, si vede ero cresciuto un po', ho ripreso la Vespetta. Quando andai a passare la prima volta sotto il tavolo, presi il tavolo lì sulla testa, steso per terra, ti ricordi? Madonna, che Beh, botta. ma... Che botta. Ma forse è da lì che sono diventato così. Chi lo sa? La famosa botta da piccolo. Sei cascato da piccolo e non ti sei ripreso più. Può darsi. O magari è stata una fortuna. Qual è il primo scherzo che hai fatto al nonno? Tu ti ricordi? Ne hai fatte tante, dimmene Allora, il uno. primo che mi ricordo, eravamo qua, chiaramente la disposizione era diversa. C'era nonno che dormiva sul divano e perché si svegliava presto la mattina. Ho cercato di svegliarlo con i bip bop, quei cosini che quando di segatura li butti per terra fanno scoppiettano. Lui però non si svegliava. Allora mi è venuta la brillante idea di prendere il mattarello, quello per fare la pasta, o il rasagnolo, ma ci avrò avuto quanto? 7 anni? Eri 7 anni. piccolo, io adesso Lui dormiva così da una parte, l'età. sono arrivato dietro io con questo rasagnolo, cioè detto rasagnolo, ma il mattarello, pam, sulla testa, ti ricordi? E che hai pensato quel momento? Che era da manicomio. Ma tu l'hai sentita la botta? E come l'ho sentita? Io mi ricordo sta cosa come se fosse ieri. Tu ti ricordi? E mi ricordo, me ne hai fatto tante. Una volta mi hai messo il gatto in della testa. C'era la finestra aperta, ho preso un gatto e l'ho buttato fuori. No! Stavi qui, C'avevamo un gatto, si chiamava Neve, e io ci giocavo,
certo momento ho detto, ma mo io lo metto sulla testa a cappello. stavo sul Pre divano. presi sto gatto, gliel'ho messo qua, il gatto si era arrabbiato, con le unghie gli attaccato, ha fatto così sulla testa, lui l'ha preso, fium, e l'ha lanciato. Però il gatto dopo stava bene, perché cioè non è tanto alto, saranno 2 metri. Sì, perché i gatti quando cadono sempre con le gambe, Ho facci capito, caso. però non è una cosa bella, mi sa. Non vanno giù mai malamente, vanno sempre con le zampe, se fanno niente. No, no, è vero, questa è verità. Lo so. Quali valori ti ha insegnato il tuo nonno? Questa è una bella domanda. Mi ha insegnato il valore della famiglia, l'amore, essere. Comunque lui è burbero, però è anche una persona con un gran cuore. E se oggi ciò, cioè dicono che sono una persona di cuore, che sono generoso, che sono quello che sono alla fine, non è che non mi voglio dare tanti appellativi, però quello che vedo che gli altri dicono è tanto è anche merito, tanto merito suo, perché è una persona veramente dritta, è una persona dove vabbè, mi ha insegnato anche le parolacce, e quelle ci sta, però no, mi ha insegnato tanto rispetto, mi reputo veramente fortunato ad aver avuto nonno Faustino come nonno. Tu sei contento di aver venuto da me come nipote? Sì, Eh? sì, sì. Io Vero? Dammi un bacetto. Dammi un bacetto. Un altro. Un altro. ma vaffanculo. Ecco. Io? Io gliel'ho fatte tante, ma anche lui, T'è capitato mai di essere in colpa in qualche Che ho fatto scherzo? a te? Che ha fatto a me? Sì. Lo scherzo dove ci ho avuto anche paura era uno dei primi, quelli belli, è quando sono entrato col fumogeno rosso dentro casa, ti ricordi? Dio ce ne guardi. Sono entrato con questo fumogeno, c'è cioè il video comunque lo trovate, ci sta quasi dappertutto. Lui stava a tagliare il prosciutto, ma allora, col fumogeno sì, entra col fumogeno bene, però poi saltavo e mi erano partite delle scintille che sono andate sulla testa, momenti via fuoco la testa, e lì si è incavolato come una bestia, mi sono sentito super, mi ha detto di tutti i colori, c'era il coltello in mano, era un po' di. Di qui dentro non ci si stava e il fumo da tutte le parti, non si vedeva 1 metro, perché qui fumogeni fanno un fumo brutto, era verde mi sembra, Era rosso. ma una cosa non si vedeva niente, le finestre aperte, sembrava che piava fuoco a casa. E infatti ho dormito 2 notti fuori perché è stato pesante, vero? E Era beh, arrabbiato, non mi voleva vedere. una volta che mi è entrato col motorino di qui dentro, l'ha messo in moto e il motorino, È come quello. avrà fatto a salire le scale che il motorino pesa un quintale? Quello potrei rifarlo, però mi è piaciuto. Eh? Lo potrei rifare. Ah certo, il motorino c'è, e portalo su che alla finestra ci vengo tu. In cosa credi Leggi, disomigliare, che c'è scritto? Disomigliare? di somigliare al nonno? Appunto di avere un gran cuore, di essere sempre comunque rispettoso, anche se delle volte mi arrabbio anch'io, perché tutto quello che mi ha insegnato credo di riuscirlo a rimettere in campo, nella mia vita, nella mia quotidianità. Che poi sono anche piccole cose, sono piccoli gesti, sono piccole emozioni che però ti rendono grande, questo è bello, vero? Poi te ci somigliamo un po', guarda, vieni qua, vieni qua, vieni più vicino, vieni più vicino, vieni più vicino, vieni più vicino, più vicino, più. Ma vaffanculo, No! questo mio, Ci questo. somigliamo? Ditecelo voi. Come stai vivendo questa esperienza di vita? Nel senso da quando faccio l'influencer, da quando facciamo questa cosa? Sì, comunque sì. La sto vivendo bene perché stavo, cioè nel senso ci giravo un po' attorno e vedevo che poteva essere
il mio lavoro e quello che volevo fare veramente, quello che credevo di fare e speravo soprattutto. E in più il bello è che ho tanto tempo da dedicarmi a loro e credo che questo sia anche l'elisir di lunga vita, no? Perché comunque sempre qua li tengo attivi, faccio fare tante attività, tante cose, non si annoiano mai, è vero E no, che c'ho sempre da fa. o no? Ci abbiamo sempre da fa, Sì. andiamo di qua, andiamo di là e credo che questo dia tanta vita, dia tanta energia. Anzi, se posso dare un consiglio, se avete tempo, se riuscite, state vicino alle persone anziane, alle persone che comunque hanno bisogno, no? Di questa vitalità. Quella è la bella cosa. Dopo faccio anche scherzi, però quello che voglio trasmettere è l'amore per la famiglia, l'amore per le persone che mi stanno vicino, che comunque è sempre una bella cosa e paga sempre, vero? Delle persone che non sono come dire, meno male, insomma, tu c'è le saluti, cerco Vabbè, sì, le. ma questa è una cosa che faccio col cuore. Alla fine, sì, ho dei ragazzi speciali che a me piace tantissimo stare insieme a loro, anche perché ti insegnano tanto, ti insegnano il vero valore della vita, il vero valore dell'amore, il vero, cioè, con poco e con tanto amore, riesci a trasmettere tantissimo e li ringrazio ogni giorno. Tutti i miei amici, poi lo sapete chi sono, li vedete sempre anche su Instagram. Che magari hanno anche meno spazio, no? E quindi è bello anche dare più spazio e far vedere che comunque sono delle persone veramente spettacolari e bellissime. Parliamo di pelo. Oh, che a me non piace il pelo, eh. Con quante ragazze sei stato? Che vuol dire? Devo dire il numero? Con quante che ci Non lo vuole. so, ma a parte io so figa zero. Come? Figa zero è il mio motto. Ah, come tu dici le bugie. No, vabbè, è una domanda un No, po'. no, è da dire la verità. Cioè, non mi posso lamentare, ecco. Comunque, non mi piace il pelo, pelo, però le ragazze mi piacciono e mi ha gusto insomma anche corteggiarle, sono persone comunque piace corteggiare i ragazzi, piace portarle a cena. Tu non dici la verità. È vero, è vero. No, no. Ma perché mi piacciono le ragazze? Ma è che ti piacciono, sì, ma me la di, spiegami per bene, no? Che ti spiego? Porta a cena e perché Dopo vabbè, faremo non anche. ma non anda a Mangiano e dopo faremo anche altre cose. Andiamo a prendere il mangiare? Ah, gelato, andiamo a beh. prendere il gelato. Sì. Vorresti sposarti e farmi vedere i nipotini? Questo sarebbe bello. Sposarmi, non lo so, ma magari io vedo il matrimonio come un coronamento d'amore, nel senso non vedo queste coppie se sposano subito, poi si lasciano subito. Per il matrimonio potrei anche aspettare, però magari avere un bambino, due, sarebbe bello, è una cosa che, anzi, mi piacerebbe anche far vedere al nonno, ma è dura trovare una ragazza giusta, anzi, ultimamente è molto, ma molto difficile, anche perché tante distrazioni, tante, quella vuole fare quello, e quella vuole fare quell'altro, e Guarda quella vuole andare di che qua, non c'è più uno spirito di sacrificio un po' per la coppia. ce ne toccano 7,5 per uno. Magari. Perciò troppe donne ci sono. Eh già, però dopo quando le vai a scegliere c'è sempre problemi. Ah. Come Vabbè. combatte i brutti periodi? Allora, diciamo che non ne ho tanti di brutti periodi, perché sono contento di quello che faccio, faccio una vita abbastanza felice, però mi è capitato, anzi anche da poco, di avere un periodo un po' brutto, e come faccio? Con la famiglia, con gli amici, cerco di stare più possibile con le persone care e piano piano poi passa e
anche se è difficile, piano piano passa. Poi ecco, ripeto, sono fortunato che non è che brutti relativamente, perché poi non mi manca niente, quindi sono in salute, ho famiglia, faccio quello che mi piace, quindi alla fine dai, tutto passa. No? Poi c'è da te, che sei un Certo, bel peluche, guarda, ma che peluche! sta fermo, Sei un peluche! metti giù le Sei un mani, peluche, guarda che sta fermo. Qual era il tuo sogno da bambino? bel... Mio sogno da bambino, vabbè, quando ero piccolo sognavo di fare il calciatore, però il calciatore volevo giocare col Brasile, mi piaceva, facevo sempre i disegni che facevano le rovesciate, che ero un giocatore brasile e facevo la rovesciata alla finale del mondiale, chiaramente non so brasiliano. Non so bravo a calcio, quindi ho fatto tutt'altro, però sono felice, quindi è importante anche questo. Alla fine i miei sogni li sto realizzando piano piano e quindi sono contento. La cosa che ho realizzato più grande è ridare un po' di vita ai miei nonni, eh. Perché voi sapete la storia, ve l'abbiamo già raccontata, però quello è un obiettivo che rimarrà per sempre nella mia bacheca degli obiettivi raggiunti e importanti, perché poi il resto c'è poco di importante veramente, quindi ecco, comunque sì, sognavo di fare il calciatore. E già, e io con la macchina dal campo sportivo a fare Sognavamo sta cosa. l'allenamento a Pensa se giocare. giocavo in Brasile, mi dovevi andare a prendere in Brasile. Sì, hai subito il bullismo da piccolo? Questa è una domanda. A volte sì, perché io da piccolo ero un grassoccio, abbastanza tondo, e c'ho le gambe grosse, ancora adesso ho le gambe grosse, e quando camminavo strisciavo le gambe, diventavo tutte rosse, i ragazzini ti prendevano in giro, e... Non, anche quando facevamo le partitelle ero sempre l'ultimo che era scelto perché ero grassoccio, mi muovevo male, quindi sì, alla fine è quel bullismo da bambino, diciamo. Poi non è che ho mai subito maltrattamenti o niente di che, quindi niente di tutto ciò che penso sia molto più grave, però sta cosa un po' mi ha segnato un po', quindi sì, alla fine ecco, una forma di bullismo l'ho subito. Ti spaventa un giorno di restare senza i nonni? Chiaramente è una domanda bella tosta, chiaramente sì, tantissimo, però d'altro canto io ho dato talmente tanto e loro hanno dato talmente tanto a me che cioè, abbiamo vissuto un amore infinito, come quando è morta la zigiana, tanto è una cosa che prima o poi accadrà, no? Però speriamo più tardi possibile. Non sarò sicuramente col rammarico di non averli vissuti fino alla fine, perché io addirittura potevo anche magari spostarmi su Milano, andare su altre città, cercare di fare altro, però io ho questo obiettivo finché loro stanno qua e sto con loro e porto avanti questa avventura, anche se magari a livello lavorativo potrei fare molto di più, però penso che il mondo può anche aspettare, quando c'hai un sentimento nobile. Così è bello portarla avanti e sono felice, soddisfatto e questa è la mia fissa che proprio io finché loro sono qua, sto qua, vivo qua e anche perché mi date veramente tanto. E vai tutti i giorni da me. Sei contento di quello che sei riuscito a fare con i social? Sì, ad oggi sì, anche perché oltre che comunque gli scherzi e tutto quanto c'è un valore, cioè, cerco di trasmettere i valori che mi avete anche insegnato voi e cerco di far vedere anche cose un po' più profonde, un po' più belle, la vera essenza magari della vita che poi noi ci perdiamo sempre, perché va talmente veloce che uno perde un po' questi valori e queste cose, insomma. Sono contento che sono riuscito e sto riuscendo a trasmettere anche questo. Dopo, tramite scherzi, tramite esperienze, tramite giochi, però chi mi segue veramente, sono tanti, e chi mi segue da sempre,
sa che persona sono e sa quello che voglio far vedere perché lo sento e perché ci credo fortemente, anche grazie a voi che mi avete insegnato questo, quindi sì, sono contento. Ultima domanda. Mi vuoi bene? Certo che ti voglio bene. Io ti amo, non ti voglio bene, ti amo. Oh, e c'è la lacrimuccia? Che guarda, c'è la lacrimuccia il coccodrillo. Ma sono lacrime di coccodrillo? Lascio rivedere Dammi un bacetto. E va bene, ragazzi, eh? Oh, mi stringi? Ma sei un cucciolone allora di coccodrillo tu, eh? E va bene, ragazzi. È tutto, se vi è piaciuta, magari ne facciamo anche una seconda puntata, però non piagni, eh. No, no. Dai, dai un bacetto. Saluta tutti. Arrivederci, tanti saluti a tutti. Meglio, meglio. Tanti saluti a tutti. Meglio, Ma meglio. vaffanculo, Oh, adesso ti Fred. riconosco. Ah. Ciao a tutti.